Quando parliamo di intelligenza artificiale e parliamo di intelligenza artificiale per andare a gestire l'epidemia e per andare a gestire i contagi, le curve di contagio o predire tutto questo cosa, siamo in un mondo strano, è un mondo fatto di data science, qualunque cosa voglia dire, adesso poi vediamo cosa si può dire, è un mondo fatto di intelligenza artificiale, qualunque cosa voglia dire questo, è un mondo fatto di epidemiologia. E oggi parliamo di tutte queste tre cose con un'unica persona perché abbiamo beccato la diamine di chimera con cui chiacchierarne, ma dopo la sigla. Ciao internet, era un po' che volevo parlare di modelli predittivi, soprattutto per le epidemie, però mi mancavano un po' di competenze, quindi avevo bisogno di un data scientist, di un esperto di machine learning e di un epidemiologo, che non ci stavano tutti e tre insieme, fino a che non ho fatto due chiacchiere con e mi hanno mandato il loro invece di data scientist, quindi c'è qua Mirko. Ciao Mirko. Ciao, mi fa piacere la descrizione da Cerbero. La chimera, esatto. Allora, vediamo un attimo. Insegni statistica computazionale, ma sì. Hai un PhD. Scusami, dimmi. Sì, anche statistica classica, non mettiamo da parte i classici, scusa. Va bene. Hai un PhD in epidemiologia. Ti occupi di modelli di machine learning in Yumco. E in questo periodo stai giocando esattamente nel punto dove piaceva a me giocare. Quindi mi racconti un attimo cos'è lo standard che un epidemiologo vede in quello che sta succedendo, dove sono gli oh porca miseria, questo però non l'avevo preso in considerazione, e più o meno a grandi linee su cosa ti stai muovendo ultimamente. Certamente cerco di essere abbastanza veloce anche nelle risposte. Ma l'epidemiologo non è altro che lo statistico applicato all'analisi dei dati medici, quindi all'analisi delle traiettorie di come un patogeno, un virus può contagiare una popolazione, e cercare di capire quali sono gli elementi essenziali per la vita o la morte sia dell'ospite che del patogeno stesso. Quindi quello che noi andiamo a analizzare sono una moltitudine di variabili che in ambito di statistica multivariata sono ben comprensibili, si vanno a simulare dei modelli attraverso strumenti informatici, quindi parliamo di statistica computazionale, e attraverso questo andiamo a utilizzare dei modelli che si sono rinnovati negli anni, ma in realtà i modelli di cui sicuramente hai sentito parlare, tutti noi abbiamo sentito parlare negli ultimi periodi, i modelli SIR o SEIR sono modelli che aspetta, abbiamo bisogno di mettere, allora SEIR, suscettibili, esposti, infetti e recovered, cioè guariti, corretto? Esattamente. Il modello che ti dice, cerca di fare un modello previsionale, no, perché va bene partire alti, ma forse così è un attimo troppo, che ti dicono ti consentono di capire secondo una modellizzazione chi può essere suscettibile, chi è stato esposto, chi di questi probabilmente è diventato infettivo, quanti sono diventati infettivi, quanti si sono recuperati, e poi c'è quella cosa terrorizzante del SEIRS, che alla fine quando sei guarito potresti ritornare di nuovo suscettibile. Iterativamente, okay. Torni nella giostra. Che fa tanto paura, sì, assolutamente. Assolutamente tanto. Dicevi, il modello, quel modello è quello che però funziona bene per, mi raccontavi nel fuori onda, anche perché io sembro che sono capace in quello che sto dicendo, ma le poche cose intelligenti che dirò oggi è perché gliele ho rubate prima mentre facevamo il fuori onda. Mi dicevi che ci sono delle limitazioni importanti, soprattutto legate al fatto che è difficile avere dei comportamenti omogenei per aree, è difficile applicare quello che è un modello tradizionale a questo tipo di epidemia, soprattutto in cui conosciamo poche cose. Allora, partiamo da un principio. Il modello è un modello del 1923, come dicevo prima, che si è evoluto nel tempo e si è evoluto in parallelo con quelle che sono tutte le potenzialità che provengono dalla cosiddetta statistica computazionale, no? Quindi l'applicazione dei modelli statistici con simulazioni grazie alla capacità computazionale che abbiamo oggi, big data e via dicendo. C'è un problema fondamentale, una serie di problemi fondamentali che gli elementi
costitutivi di questi modelli epidemiologici sono molto sensibili, no? Come dicevo prima, dobbiamo essere come un elefante all'interno di un negozio di cristalli, dobbiamo essere molto accorti nel dare delle stime e che modelli utilizziamo allo stesso tempo, con quali significatività per ogni singola variabile. Perché ovviamente è qualcosa che si dipana, cioè è un errore minuscolo in un sistema che ha milioni potenzialmente di potenzialmente reali di persone, manda fuori manda la stima alle stelle con un errore anche minuscolo del sapere quanti giorni sei infettivo, in che modo. Facciamo un esempio comprensibilissimo. Tutti avete sentito parlare dell'indice R0, no? L'indice, chiamiamolo indice di propagazione, cioè nel momento in cui io sono infetto, vengo in contatto con delle persone, la mia capacità di infettare è, per quanto riguarda il Covid ad oggi, è aggiornato con un indice di 2.5-2.6, quindi vuol dire che posso infettare 2.5-2.6 persone, senza tagliare le persone a metà, come fanno gli statistici. Due persone e un nano. Semplifichiamo la cosa facendo finta che questo indice sia 2, il che significa che io vado a descrivere un'equazione molto semplice, è y uguale a 2 alla x, cioè un esponenziale. Quell'x lì con cosa lo devo sostituire? Col numero di persone con le quali vengo in contatto in un giorno. Se io incontro 10 persone, proviamo a disegnare 2 alla 10, ma se in realtà le persone sono 100, proviamo a disegnare un 2 alla 100. Quindi sbagliare, e questo è uno degli indici costitutivi dei modelli previsionali, sbagliare un parametro di questo tipo, voi capite qual è la portanza della differenza in termini di bontà del modello, come quali potrebbero essere le conseguenze disastrose nel momento in cui andassi a consigliare ad una politica piuttosto che a un'azienda, piuttosto che a un medico, di dire guarda che il modello dice questo e magari non è assolutamente vero perché non sono stato accorto nella stima significativa, quindi nel fare una corretta inferenza per la parte costitutiva dei parametri. Per chi di voi si è perso, lui è uno che gioca a Plug Inc. ma nella realtà, cioè fa lo stesso giochino che avete visto online di simulazione, solo che non è un giochino, ma si occupa di vedere come questi modelli funzionano o non funzionano applicati al mondo reale. Al mondo tanto reale ultimamente, mi dicevi che hai almeno una pubblicazione con tanti altri colleghi che ti prego di citare, non voglio attribuirti, però dicevo, hai qualcosa di molto carino che hai in pubblicazione. Spero di non dimenticarmeli, nel senso che noi abbiamo preso un modello che è quello del presidio ospedaliero di Modena, sul quale abbiamo fatto delle analisi come un modello di best practice, quindi c'è Gabriele Romani che è direttamente arruolato all'interno dei presidi ospedalieri come direttore sanitario, abbiamo Raffaella Luca del CNR, Francesca Dalmas della Lincoln University, Maurizio Massaro Università Ca' Foscari di Venezia, Lorenzo Cobianchi di Pavia, dato che stavamo parlando anche di Pavia prima, piuttosto che la collega di Yale Maria Ferrara, e spero di non aver Maria Francesca Manca che è un'università francese, spero di non aver dimenticato tutti, in realtà poi ci sono ulteriori al massimo mettiamo sotto il link a uno dei paper, così almeno se ha dimenticato qualcosa è colpa mia. Così almeno non dimentichiamo forse una delle parti importanti, che sono la parte medica, appunto Lorenzo Cobianchi, ma anche Christine Segat, che è un'infermiera intensivista che ci ha dato informazioni anche per quanto riguarda chi lavora veramente, perché noi stiamo dietro uno schermo, ma c'è chi effettivamente queste cose, tutto l'apporto clinico lo vede dal vivo. E cosa quindi dice? Allora, per chi non ha mai letto un paper e non gliene frega assolutamente niente nella vita di leggere un paper, cosa dice? Cosa dice il nostro paper? Più o meno, cos'è il tipo di ricerca e cosa porta per una persona comune? Cos'è la ricerca in generale, scusa, o la ricerca? No, quella ricerca di cui stai parlando adesso. Ma semplicemente siamo andati a cercare un indice di tenuta, cosiddetto, dell'overload delle terapie intensive, per un semplice motivo. Un primo acchito è di tipo resiliente, no? Devo interromperti un secondo. Allora, vuole vedere, traduco per i diversamente legati a questa cosa. L'obiettivo è capire come si saturano le terapie intensive, cosa di cui hanno parlato ultimamente tantissimo in vari notiziari. E la famosa, ve la ricordate la curva del questi sono i posti
in terapia intensiva, questi sono i contagiati, ecco, quelli tutti sopra qua sono i morti. Ecco, tenere bassa questa parte. La previsione, per un sistema previsionale affidabile per sapere come si riempiranno o non si riempiranno le terapie intensive è fondamentale in questo momento. Scusami, adesso poi continua. Io ogni tanto ti fermo e metto i sottotitoli. No, fai benissimo, fai benissimo, perdonami, cerco di essere ancora un po' più veloce, più preciso. La cosa è semplice, no? Matteo, posso comprare un sacco di letti, posso comprare un sacco di respiratori, ma un problema fondamentale che non viene risolto con questo approccio resiliente, quindi di resistenza, qual è? È il fatto che i professionisti di terapia intensiva non è che li compro a scaffale, cioè ci vogliono diversi mesi di preparazione. Quindi l'idea sulla quale è scaturito questo paper, in ottica di definire un modello previsionale secondo modelli di machine learning applicati al modello epidemiologico, è quello di creare delle squadre di terapia intensive dinamiche sul territorio, cioè nel momento in cui io riesco a prevedere che nella città A, che è vicina alla città B e che è vicina alla città C, nella città A vi sarà una crisi, un rischio di overload della terapia intensiva, potrò spostare, potrò concentrare tutto il mio team di terapia intensiva anche da B e da C, o comunque una buona percentuale, per supportare il team A. Dopodiché, nel momento in cui la situazione è stabile, perché ho un sacco di letti, un sacco di respiratori, bene, questo team A dopo si disgregherà per andare a riformare o aiutare gli altri due presidi ospedalieri B e C. Questo come viene fatto? Attraverso un modello previsionale su tutte quelle variabili che sono sensibilissime. Queste variabili sensibilissime sono state tarate attraverso dei modelli machine learning. Modelli machine learning che conosciamo da diverso tempo. Che si no, diciamolo. Aspetta, perché machine learning, la gente, ne parlavamo prima, pensa che machine learning è una roba che è nata 2 anni fa con TensorFlow di Google. No, io ti assicuro che buona parte di machine learning è qualcosa che si studia da 50 anni, ok? Non è sì, assolutamente pieno per vuoto. Mi dicevi, i modelli che infatti avete iniziato ad applicare non è che siano modelli dell'anno scorso fatti in Python, vero? No, assolutamente, guarda, io provengo da R tra le altre cose, quindi sono ancora di un altro linguaggio a suo tempo, ad oggi passato chiaramente a Python. No, sono modelli che si perdono nella notte dei tempi, negli anni 50, fine, primi anni 60, quando appena si era cominciato a parlare di intelligenza artificiale, ma già allora si parlava di intelligenza artificiale, ma questi modelli già esistevano. Magari non erano molto veloci o non facilmente applicabili per quelli che erano gli strumenti di base di dati. Insomma, i primi database management system si parla attorno agli anni 70, sì, quelle degli anni 80, voglio dire, i modelli di neural network siamo negli anni 80, quindi l'evoluzione. E questi algoritmi di machine learning che sono i capostipiti della cosiddetta famiglia dell'intelligenza artificiale si perdono pure appunto nella notte dei tempi, quindi proprio nel primo secondo guerra, no? E, niente, si vengono utilizzati questi modelli in termini di stime, in termini di ottimizzazione, quindi nulla di fantascientifico o scoppiettante artificiale come può essere la visual recognition o cose del genere, ma fondamentalmente andiamo a utilizzare questi modelli di machine learning per andare a ottimizzare la stima del modello. Ottimizzare la stima del modello vuol dire andare a trovare l'ottimo, massimo o minimo che sia, nel miglior modo possibile, con un modello autoapprendente. Chiaramente stiamo parlando di masse di variabili contemplate nello stesso momento, con delle analisi statistiche sottostanti che mi portano a definire questo ottimo. Questo ottimo è un baricentro, no? Parlavamo di un vecchio algoritmo, di uno dei capostipiti degli algoritmi, il K-Means. L'esempio potrebbe stare proprio in questo: in base alle componenti principali di diverse variabili, io vado a trovare il baricentro ottimo per andare ad inserire il mio parametro all'interno del modello SAIR. Ok, quindi in realtà una roba del genere serve a presidi ospedalieri, a comunità ospedaliere, a regioni, a realtà che gestiscono più presidi ospedalieri, che gestiscono, supervisionano, che hanno, per capire in realtà dove potrebbe esserci dove sta per verificarsi, o è possibile che stia per verificarsi, una discrepanza tra i posti a disposizione e i possibili infetti, e quindi
spostare le persone principalmente. Riadattare il mio modello, il mio processo, la mia procedura in ottica non di resilienza, cioè resisto fino a quando resisto, al massimo mi spezzo, ma in realtà dalla situazione in crisi imparo qualcosa. Questo modello qua mi insegnano i colleghi che fanno analisi di processo, soprattutto per quanto riguarda il settore ospedaliero sanitario, si chiama antifragile, è un sistema di tipo antifragile, sì, cioè imparo dai disastri. L'antifragilità, che è il concetto di Taleb, che ha proprio scritto nel libro Antifragile, antifragile, è proprio la... è applicabile in realtà a qualunque tipo di sistema, non solo a processi aziendali, ed è la possibilità di modificarsi a fronte di sollecitazioni molto forti o continue retture, fattori di stress, creando dopo lo stress un sistema che performa meglio che non prima dello stress stesso, in realtà. Perché, che lavora bene sotto pressione, mettiamola così. E volente o nolente, questo è il momento in cui bisogna lavorare bene sotto pressione, perché non c'è un altro momento per andare a recuperarlo. Quindi una delle parti di quello che stai facendo di lavoro per Yumco è proprio questa parte, che significa tu sei una realtà sul territorio e noi siamo in grado di darti una mano per elaborare questo tipo di modello e metterlo in produzione, che ti può dire: occhio che domani è il paese X, dopodomani è il paese Y, o tra tre settimane può essere il paese tot. In realtà legato... Poi questi sistemi, scusami se ti interrompo, in realtà questi sistemi poi in maniera osmotica si informano l'uno con l'altro, chiaramente all'interno di una rete. Questo dal micro vado verso il macro, per poi andare a discendere a quello che possono essere macrozone fino alla macrozona nazionale. Quindi leggere un dato e dare un'ipotesi epidemiologica a livello nazionale è formalmente scorretto, proprio per le variabili costituenti. Da qui aspetta, poi però questo ridiciamo, cioè l'hai buttata lì così, si parla spesso del modello nazionale, eccetera. Il modello nazionale sono un conglomerato di piccoli modelli in cui ogni singola piccola tribù può essere diversa, cioè noi potremmo avere due comuni uno a fianco all'altro, che non è solo perché sono nel territorio che allora si comportano nello stesso modo, ma ci sono talmente tante variabili che fanno in modo che tu possa avere un comune praticamente sano a fianco a un comune con migliaia di contagiati, corretto? Esattamente questo, e lo abbiamo anche rilevato, no? I dati della cronaca hanno rilevato proprio questo. Un virus non ha un passaporto, è apolide e non ha necessità di passaporti, ce ne siamo accorti, se ne sono accorte le diverse nazioni a livello worldwide, giustamente, e ce ne stiamo accorgendo nel micro. Se andiamo a vedere, vi sono alcune cittadine o alcune macro zone, ma sotto della dimensione provinciale, che hanno un comportamento, i diretti limitrofi hanno un comportamento in alcuni casi diametralmente opposto o incredibilmente opposto, nel senso che attenderemo un medesimo comportamento o magari in maniera più lieve, ma un numero di contagiosità o di contagiati simile. In realtà no, e per questo tali modelli epidemiologici devono essere stimati puntualmente per singola zona. E quindi torno all'inizio, no? La conoscenza delle variabili sociodemografiche sono fondamentali per andare a caratterizzare al meglio quella che è la baseline per il mio modello, cioè la popolazione suscettibile, come dicevi correttamente tu. Cioè io parto da una popolazione N, tutta è suscettibile, dopodiché questa curva andrà a dividersi in quelli che saranno effettivamente gli esposti, quelli che saranno effettivamente gli infettati, per poi arrivare a una somma dove avrò quelli che sono stati esposti, sono stati contagiati e ne sono guariti. Per guariti dobbiamo capirci, perché vengono considerati sia quelli con il cappotto di legno che quelli senza. Ok, e dice, sì, questo forse è un morto è guarito. È un morto, po' brutto da dire, all'interno dei modelli un morto è guarito, giusto perché sono quelle cose che poi uno ti dice: ah guarda, i guariti sono aumentati, sì, però anche i morti, perché si pensa che non peggiori più da lì, mettiamola così, da lì puoi solo migliorare. Da questa ipotesi poi è germogliato anche un altro progetto, no? Esatto, stavo proprio per farti il passaggio, no? Esatto, dai.
Perché stiamo parlando della figura del data scientist. Allora voi capite bene qual è la figura del data scientist in questa situazione, che è una situazione prettamente sanitaria. La figura del data scientist, dal mio punto di vista, se posso permettermi di dare una piccola definizione, è questa: è un mostro a tre teste. Un mostro a tre teste che deve avere una competenza di dominio, in questo caso una competenza di dominio epidemiologico, o può essere di business, di marketing e via dicendo, una grossa componente informatica, dobbiamo saper tenere le redini degli strumenti informatici, dalla capacità computazionale piuttosto che le architetture, come funzionano e via dicendo, e una componente quantitativa che spesso vedo messa da parte. Non possiamo pensare a dei modelli di data science come delle black box dove inserisco qualcosa, shakero e viene fuori qualcosa di buono. Ah, okay? No? Non funziona che scarico Python... mi prendo l'abbonamento il tire gratuito di TensorFlow, butto dei dati e lui mi dice cosa succede fuori? No, assolutamente. Ma dai, assolutamente, c'è anche bisogno di una confidence dei risultati, secondo te? Ma anche sapere cosa significa sapere cosa significa intimamente gradient boosting. Ok, va bene. E capire che correlation is not causation basterebbe per buona parte delle persone, cioè il numero dei, adesso mentre tu parli io cerco le immagini tipo del numero dei pirati nel Caraibi e dell'innalzamento globale dove ci sono le due A. In realtà sai, se mi permetti, è una di quelle cose che nel mio dominio specifico, cioè quello relativo a come le informazioni si diffondono, crea una cosa che viene chiamata clustering illusion. La clustering illusion è il fatto di pensare che più cose che non c'entrano una beata mazza l'una con l'altra sono in realtà correlate. È lo strumento che il tuo cervello ti dice, ti usa per dirti ah no, stai attento. E sono le classiche cose del ah no, ma perché lì hanno un ospedale, o perché no, perché lì non mangiano la soppressata, no, perché lì hanno più infetti perché c'è stato più umidità. Cioè le persone tendono a prendere, che poi magari è anche reale, però devi avere dei dati a supporto, non puoi inventarti che è il 5G. Una delle cose più belle, che credo che sia quella dove hai riso tanto anche tu, sono le due immagini che stanno girando tra il numero di morti per Covid e dove c'è il 5G. Beh, quel meme l'ho visto anch'io, devo essere onesto, l'ho visto anch'io e mi ha fatto molto sorridere. Ma ti fa sorridere? Alle persone spavente, posso capire, ma quella è clustering illusion, quello tu pensi che ci sia una correlazione e non sai semplicemente che sotto sono le zone più popolate, perché la gente non mette un ripetitore 5G in mezzo al nulla su un monte, e stranamente in mezzo al nulla sul monte dove non ci sono gli abitanti, ma tu pensa non ci sono contagiati da Covid, vero? E questo è proprio il fatto di capire la correlazione dei due dati. Ci sono tante belle immagini che puoi fare, però poi andare a prendere tanti fattori insieme, cercare di prendere i dati dove mancano, interpolare i dati dove non ci sono, o cercare la parte migliore, e addirittura alle volte, perché usano l'intelligenza artificiale? Perché alle volte non hai il tempo, il modo di fare tutte le possibili prove di tutte le combinazioni insieme e andare a vedere tutte queste cose come reagiscono assieme. Ho detto cavolate, se ho detto le cavolate puoi dirmelo, No, assolutamente no, però io tu hai dato un termine inglese altisonante che sicuramente hai spiegato anche in maniera corretta, però io parto da un principio statistico, no? E quindi la mia origine torna sempre a galla. Si chiama paradosso di Simpson, cioè attenzione a come leggiamo i dati, a come vogliamo leggere i dati o come vogliamo processare i dati, perché se andiamo a vedere, questo fa parte di una delle slide delle mie lezioni di statistica descrittiva, per esempio, se vogliamo andare a vedere la correlazione che c'è tra la quantità di produzione di miele delle api americane e gli arresti per detenzione di marijuana, ti posso dire che vi è un'altissima correlazione negli Stati Uniti. Quindi occhio, veramente occhio a quello che diciamo e occhio a quelle che sono le futures candidate all'interno di un modello. No, guarda, neanche a farlo apposta, nel frattempo stavo aprendo questo che è la vendita di materia di organic food e il numero di persone autistiche. Quindi in realtà più tu mangi sano, più aumentano gli autistici, vedi? O gli autisti di Uber. Ovviamente no, tutti e due si basano semplicemente ambedue su probabilmente dei fattori scatenanti identici o sulla capacità, ad esempio, di diagnosticare disturbi come quelli dello spettro autistico.
Vabbè. Ecco, quindi a tutti gli aspiranti data science il mio messaggio è questo, cioè ciò che vi deve affascinare non è la visual recognition, l'object detection, piuttosto che il cappello della AI in generale. In realtà anche questi modelli di per sé nel loro intimo hanno una componente quantitativa, matematico, statistica molto pesante. Sbaglio, Matteo? No, il problema è che l'unica cosa su cui ti devi scontrare è tanta statistica, e la statistica è brutta, non me ne frega niente che lui lo insegni. È brutta e cattiva, perché in realtà è divertente giocare. No, non è vero, poi in realtà devo dire la verità, con i nuovi modelli, con i nuovi framework, tanta della statistica pratica è in mano a un framework esterno che ti aiuta. Il problema è capire però come interpretare quei dati alla luce di quelle che sono le basi che ti servono per interpretare quello che stai vedendo. La parte intelligente sul data cleaning e la logica della considerazione di un dataset è l'80% del lavoro di un data scientist nel momento in cui non ho un occhio clinico per poterlo farlo, per poterlo fare, forse è il caso di evitare di farlo, sì, o chiedere un aiuto. Sfortunatamente è proprio quello, cioè buona parte del lavoro nei dati è pulire i dati che non c'entrano una beata mazza con quello che stai facendo, e per capire quali c'entrano e quali no può non essere, non dicono può non essere immediato, può essere dannatamente complesso, soprattutto accorgersi, essere ragionevolmente sicuri di aver rimosso abbastanza dello sporco che tu vai a prendere. Ma tornando un attimo a noi, uno dei progetti su cui lavoravi, dicevi, era quello, la previsione delle crisi nelle unità ovviamente di terapia, operative di terapia intensiva. In mezzo a questo c'è un'altra delle cose belle toste, che sono questo animale strano che è l'asintomatico, e tutta la parte del tracciamento dei contagiati asintomatici. Che anche sì, in realtà da qui è nato, sono germogliate una serie di idee, no? E quindi vi sono dei paper che sono in costruzione da modelli matematici avanzati che utilizzano strumenti di machine learning o di neural network per andare a stimare appunto i parametri, e in più quello che è un sistema di tracciamento, nel senso che un po' su ispirazione di quello che è successo in Cina e in Corea del Sud, dire ma ha proprio senso andare a tracciare ogni singola persona, o vogliamo dargli effettivamente un senso al tracciamento delle persone? Beh, allora partiamo da un principio: la tecnologia per tracciare le persone esiste, c'è, è di pubblico dominio, o magari non di pubblica conoscenza, ma dalla triangolazione delle celle telefoniche, piuttosto che la triangolazione degli hotspot wifi pubblici o privati, piuttosto che l'utilizzo di sensoristica anche nel momento in cui il GPS è disattivato. C'è uno studio di Princeton che attraverso la sensoristica, che può essere da Bluetooth ma anche l'accelerometro eccetera eccetera, può dare la posizione di una persona. Quindi scusami, persona... e queste cose però in realtà magari non è di dominio pubblico, ma sappiamo che funzionano, cioè ad esempio sappiamo che Google ci traccia, nel senso che abbiamo Google, sappiamo che da qualche tempo a questa parte, non mi ricordo se usa quel paper o qualcosa di similare, quando non va il GPS nel tuo vecchio TomTom e sei in galleria, non è che sparisci dalla mappa, ma continua a fare un modello che guarda in giro, compreso come Google Maps agli interni. Accelerometro, quello che ho in mappa, calcolo quale dovrebbe essere mantenuto la tua velocità costante all'interno della galleria. O il riconoscimento di dove sei all'interno di grandi strutture, che non è fatto con il GPS, ma è fatto molto probabilmente o con dei beacon o con altri sensori che riesco a usare, wifi, bluetooth, sapendo dove sono. Ci sono le mappe che puoi comprare, ci sono dati che puoi comprare dagli operatori. Adesso alcuni li abbiamo visti aggregati, abbiamo visto la mappa di Facebook, la mappa di Google Maps, degli italiani come si sono, quelli ci sono. Il problema è un altro però, mi dicevi, non è solo avere quei dati, è capire quali usare, in che modo e soprattutto in che modo prevedere cose. Sapere dov'è Matteo Flora quando ha finito questa intervista fino a questa notte, dove vedrò che per una media di 6/8 ore se ne andrà a letto, e quindi verosimilmente sarà domiciliato o residente in quella latitudine e longitudine, più di sapere questo sinceramente non ho molte informazioni. Al più potrebbe essere di interesse per il Ministero dell'Interno, per dire ma c'è un po' di gente che sta facendo dei picnic in determinate zone quando siamo in situazione di quarantena, ma non è per quello ci sono gli elicotteri ormai. A quanto pare gli elicotteri servono solo a quello.
Ecco, o le signore al balcone, no? Perché ci sono anche questi fenomeni di 007 da balcone. Quindi, com'è che posso rendere informativo? Beh, con l'analisi delle traiettorie. L'analisi delle traiettorie è una branca della matematica, Sì, perché poi l'analisi delle declinata. traiettorie non vuol dire se state prendendo o no una facciata con una porta, è una cosa un attimino differente. Esattamente, che poi si declina nella teoria dei grafi e riportata anche in ambito informatico e anche in ambito di bioinformatics, tanto per capirci, no? Quindi è qualcosa di dominio, di dominio della scienza. Abbiamo la tecnica, abbiamo la scienza, ma qual è il dato che potrebbe essere informativo? Ma che ne dici se andiamo ad etichettare con una probabilità ogni singola persona? E perché non pensiamo di dare una probabilità proprio da alimentare, che porti ad alimentare quei modelli seri, cioè vado a valutare se le persone sono suscettibili, quindi non ancora infette, o queste persone hanno una maggior probabilità o comunque una probabilità maggiore di zero di essere stata o contagiata o essere stata infetta in tal senso, no? Quindi in E come realtà faccio a non le sto esaminando ancora, attenzione, questo è proprio fatto a livello di modello, quindi io non fare? so se Matteo ha fatto il tampone o meno, però posso avere un modello che mi dice qual è la probabilità. Matteo ha una probabilità altissima di essere stato infettato. Perché? Perché sappiamo, ad esempio, che ha 21 familiari e 20 di questi 21 sappiamo che sono infetti, però questo modello poi si propaga, cioè quella è la cosa interessante, no? Di dare una percentuale a Assolutamente. ciascuno. Allora cerchiamo di dare una risposta puntuale, no? Come faccio a sapere che Matteo eventualmente è stato contagiato o ha un'altra probabilità? Beh, vado a fare un matching rubo un termine che proviene dal mondo dei database, prendo una chiave univoca di collegamento, no? Una chiave univoca di collegamento che è il matching, è il codice fiscale, una SIM verosimilmente è associata a un codice fiscale, verosimilmente nel momento in cui io faccio un tampone o un test sierologico viene associato a un codice fiscale che è all'interno di una tessera sanitaria. Nel momento in cui ho questo dato, quindi è un dato epidemiologico, un dato clinico, nel momento in cui riesco a fare il tracciamento di questa persona che è risultata positiva, posso dare anche una probabilità a tutte le persone che ci sono state vicino. Questo lo si può utilizzare a livello nazionale, a livello di Ministero della Salute, su dei modelli zonali per i motivi che dicevamo prima del Sì, SEIR, non con per l'Italia, ma per microzone, perché ciascuna ha le sue microzone. peculiarità. Esattamente. Allo stesso tempo un altro progetto che è nato è, ma all'interno con i colleghi parlando così, è stato, ma sai che ti dico, ma e se lo si facesse a livello di aziende, cioè siccome già il governo non che sia incapace, ma siamo in una situazione di crisi, quindi vi sono delle priorità e quindi è difficile far partire progetti di questo tipo. Perché non utilizziamo sempre nell'ottica antifragile, dove le aziende si autocertificano con dei protocolli e questo diventa un metro di misura di questi protocolli, perché tutti sappiamo che dobbiamo lavarci le manine, dobbiamo avere gli igienizzanti in ogni corridoio, in ogni stanza, che dobbiamo arieggiare, dobbiamo stare a 2 metri di distanza, ok, però Matteo, nel momento in cui noi usciamo dalle nostre rispettive stanze e andiamo a farci una passeggiata, automaticamente diventiamo candidati contagiabili. Il giorno dopo che rientriamo nello stesso ufficio, diventiamo candidati contagianti. Perché? Perché non avevamo una misura di ciò che è successo fuori. Quindi, allo stesso tempo, nel momento in cui le aziende decidono di creare un protocollo di autocertificazione, quelli interni ce li abbiamo già. Cerchiamo una misura su quello che succede all'esterno. E per misurare ciò che succede all'esterno, possiamo far lavorare un sistema in GPS in background all'interno di un device, il 95-99%, penso io, sono statistiche che adesso veramente sto sparando a caso, delle persone abbiano un device, abbiano uno smartphone, un semplice sistema in Più del background. 30% degli italiani non hanno uno smartphone, però stiamo parlando di, in realtà questo è un discorso un attimo diverso, stiamo parlando di persone che lavorano, che hanno un business, che lo usano sul business, quindi sì, probabilmente Persone che quasi lavorano. la stragrande maggioranza, quasi la totalità, sono d'accordo con te.
Quindi l'idea è questa, no? Io azienda A SRL decido di avere un'autocertificazione, ma questa autocertificazione è per garantire me e i miei collaboratori di una salubrità, di una salubrità da Covid all'interno della mia azienda. Perché sto utilizzando sì tutti i protocolli all'interno dell'azienda, ma non so cosa succede fuori. Quindi sapete che c'è, cari collaboratori? Facciamo una bella cosa. Per motivi di salute da un lato, nostra personale, dall'altro lato per motivi di crisi produttiva, perché siamo partiti con una crisi sanitaria, ad oggi è diventata, dopo il primo DPCM dell'8 marzo, è diventata una crisi di produzione, prima di arrivare ad una crisi economica e quindi a seguito sociale, sai che c'è? C'è la scienza e la tecnologia che ci dicono che ci sono tutti quegli strumenti a disposizione. Perché non mettiamo a disposizione questo piccolo frammento della nostra privacy, che poi questo dato non lo tengo io come azienda, non lo tiene, che ne so, l'ente di categoria, ma viene inviato direttamente al presidio ospedaliero o al ministero, che saprà cosa farne. Cioè, caro presidio di zona, io ti dico che i miei dipendenti hanno fatto il tampone o il sierologico al tempo T0. Avuti i risultati, ti dico che siamo tutti sani, siamo quindi tutti negativi al Covid e abbiamo intenzione di lavorare. Chiaramente faremo anche i richiami del tampone per la verifica del falso positivo e del falso negativo, ma allo stesso tempo che dato ti do in più? Misurami dove sono, vedi con quali persone vengo in contatto. Quindi se io facessi una simulazione con tutta una serie di puntini che girano all'interno di un quadrato, io comincio a colorare questi puntini, un'azienda comincia a colorare questi puntini che sono i propri collaboratori, li colora di verde. Nel momento in cui questa cosa viene estesa a più aziende, voi capite bene che i puntini verdi diventano sempre di più. Oppure, nel momento in cui dovesse rilevarsi un puntino giallo, attenzione, mettiamo in allerta tutta quell'azienda, e invece di pensare qualcosa di epidemiologicamente sbagliato e inarrivabile da un punto di vista organizzativo, che è fare tamponi a tappeto, vado a fare i tamponi direttamente in quell'azienda. Quindi aumentiamo l'informazione per chi presidia la sanità e la salute sul territorio, aumentiamo la garanzia e la sicurezza di chi lavora in azienda e allo stesso tempo cerchiamo di salvarci da quella che può essere una crisi produttiva e successivamente economico-finanziaria. Sì, in realtà dovrebbe essere la te. Allora, in questi giorni si parla tanto delle varie applicazioni, quella che è stata scelta o meno. Si parla di due diverse informazioni importanti. Uno di queste è il contact tracing reale, però per arrivare a un livello per cui sia decisivo, probabilmente, almeno le stime che stanno girando, è il 60% della popolazione con installata un'applicazione ed è un po' complesso. L'altro è ovviamente tutta la parte di reporting sullo stato di salute, che è fondamentale. Lì non serve il 60%, ogni dato che arriva va benissimo, il fatto di sapere come ci si muove, come lo stato di salute, quindi rimandarlo, quello è un altro discorso. Sì, forse c'è una terza parte che probabilmente, che spero che verrà utilizzata su quegli stessi dati, che potrebbe benissimo essere il ok. Non abbiamo il contact tracing totale, ma possiamo prevedere modelli epidemiologici su quei dati per riempire un po'. Allora, mettiamola così. Pensiamolo con. Pensiamolo semplicemente con una grande piantina a cui a un certo punto mettiamo una serie di puntini, pochi, 1 milione di abitanti su 60. Con solo l'applicazione probabilmente avremo solo quella parte di puntini. Ecco, adesso io non voglio tutti i puntini, tutti a 60 milioni di abitanti, ma forse dei grandi rettangoli più o meno grandi di vari colori, interpolando quei dati utilizzando intelligenza artificiale e questo tipo di tecnologie, forse potrebbero dire non tanto la sicurezza di Matteo, non è contact tracing, quindi non dicono a Mirko, guarda che hai parlato con Matteo, quindi vai a fare il test, ma magari ci danno delle informazioni estremamente importanti sui microterritori o sui macroterritori. Possiamo ragionare con delle unità di misura che possono essere il quartiere, tanto per capirci, no? Quindi, giustamente, come stai dicendo tu, non vado in maniera puntuale a prendere per le orecchie Mirko o Matteo, ma sicuramente posso andare a creare delle azioni per macrozona, se per macrozona possiamo intendere un quartiere, ad esempio, in questa unità di misura, posso andare a fare un tampone o una campagna di tamponi mirata, che sicuramente è
qualcosa di più di quello che riusciamo a fare oggi, no? Perché i dati che abbiamo oggi è: riusciamo a fare i tamponi, non riusciamo a fare i tamponi, li facciamo a tutti, vi sono regioni che applicano un certo tipo di, non voglio usare il termine politica, ma perché è più corretto, strategia, o altri comuni che utilizzano un'altra tipologia di strategia, e via dicendo. E poi questa differenziazione la vediamo anche a livello nazionale. Di sicuro mettere a disposizione una maggior mole di dati e raccogliere in maniera ragionata questi dati sicuramente non può essere altro che informativo e a valore per andare contro questo fastidiosissimo virus, questa fastidiosissima pandemia che ci sta attanagliando. Ci sta attanagliando non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Una cosa che ti dicevo prima e mi sembra corretto riportare, Matteo, se non rubo troppo tempo, è questa: attenzione, ci sono delle grosse iniezioni di positività e devono essere fatte, ed è corretto così, e non possiamo rimanere sempre sotto pressione, però dobbiamo essere pragmatici, soprattutto le persone che lavorano nell'ambito della scienza. La comunicazione è questa: attenzione, il vaccino dell'HIV sono 40 anni che lo stiamo cercando, come quello dell'epatite, quindi non è detto che domani abbiamo la formula magica per il Covid, come allo stesso tempo non abbiamo delle date certe. Allora, il professor Galli di Milano, alla domanda ma quando potremo uscire serenamente, e lui simpaticamente ha risposto: ma chiedeteglielo al virus, e penso che sia la risposta più corretta. In effetti sì. Allora, diciamo, dai, allora, siccome ce ne siamo bellamente fregati del fatto che tu sei qua mandato da Yumco, proprio ce ne siamo bellamente fregati, no, fino ad adesso, allora, che, beh, scusateci, no, anche perché sono stati carini, ti hanno messo a disposizione, eccetera, eccetera. Tu lavori per Yumco, che sì, fa due queste, tra le varie cose che fanno in di parte di cognitive services, ci sono proprio questi due progetti su cui stai lavorando tu, corretto? No, almeno diciamolo almeno alla fine, sai come facciamo felici quelli delle PR. Yumco è una fantastica, allora, nessuno me ne voglia, Yumco è una fantastica realtà che ha un approccio orizzontale alle aziende, dove non fa il consulente di processo, ma va a risolvere con strumenti cosiddetti di intelligenza artificiale quelli che sono i punti critici di processo, nell'ottica di attraversamento verso nuovi modelli di business, no? Quindi l'ottica orizzontale è giustificata dalla mia presenza oggi, è talmente orizzontale tale che spaziamo da quello che può essere il marketing al manufacturing fino ad arrivare all'ambito della salute pubblica e più spinta. Ok, quindi se volessero farti domande, tanto lo so che dovremmo farne un'altra di live in cui rispondi a domande a caso stupide, come quelle che ti posso fare io, peraltro, cioè, nel senso, no, ma assolutamente. Detto quello, se hanno domande io te le manderò qua sotto, tu guarderai sotto i video per vedere se qualcuno ti fa domande, di giuro. Ok. Per il resto, se vogliono fare domande, eccetera, se vogliono vedere, il sito è abbastanza semplice, è humco.ai, che è proprio veramente, cioè, da cliché, beh, ci sta, anzi avremmo potuto addirittura metterlo sotto al tuo cavaliere, volendo, comunque è abbastanza facile, non si chiamano scarpe, quindi è facile trovare su Google. Altre cose carine che vorresti dire a chi vuole approcciare la carriera, la vocazione, la missione di data scientist? Partite dalla parte quantitativa, è fondamentale farsi trovare preparati. Io ne vedo tantissimi data scientist, collaboriamo con altre aziende che sono magari verticalizzate su alcune funzioni in ambito AI, quindi dal chatbot, dalla visual recognition, piuttosto che, è un problema che riconosco in tutte queste aziende, parlando con i diretti colleghi che fanno la gestione dei team, è proprio identificare delle persone che abbiano delle competenze a tutto tondo su quello che per noi effettivamente il mondo è data science. Quindi la data science non è solo informatica, non è solo TensorFlow, non è solo Python, non solo routine, ma sono anche competenze di dominio e competenze quantitative molto spinte. Ma la cosa che, guardate, io mi sento di dire dopo Matteo mi bastonerà o mi darà ragione, non lo so, io penso che la cosa più importante nell'approccio di un qualsiasi lavoro sia la motivazione e la curiosità, e il mondo della data science è curiosità sotto ogni forma, cioè la voglia
di aggiornarsi continuamente, la voglia di capire continuamente e la voglia di stressare i dati, cioè non dovete perdere la pazienza nell'80% del lavoro, che è, a parte la parte di ETL, acquisizione del dato, è anche la parte di comprensione, entrare in intimità con il dataset. ETL, la raccolta dei dati e la classificazione, che sennò ci perdiamo un po' di niente, perché il problema è anche dove li prendo, quanti sono, e se sono davvero tanti iniziano le bestemmie. Davvero tanto. Per quello c'è Big Data Developer, scusami. Ah beh, esatto, scarichiamo le cose che non ci interessa al povero sfigato DevOps che deve tenere su un'infrastruttura. E poi secondo te, nel momento in cui ti ho fatto il notebook in Python, cosa pensi che lo vada a mettere io dentro un sistema di S400? Ci sarà un ottimo dev che sarà dedicato a S400. Sei una persona malvagia. Sono pessimo da questo punto. Sei una bruttissima persona, è il motivo per cui siamo andati d'accordo in questa chiacchierata. Allora, grazie mille a Mirko Modenese, grazie, docente, te, data scientist, PhD in epidemiologia genetica. Perché c'è anche un'epidemiologia non genetica? Clinica. Non lo so. Ah, ok, clinica. C'è epidemiologia clinica, sì. Ok, fantastico. Grazie tante del tuo tempo. Grazie a Junko di averti spedito qui da noi. Noi grazie, ci vediamo. Se vi volete cercare ancora una volta, beh, avete trovato dove si fa. Noi speriamo di rivederci un'altra volta e saluti a tutti. Grazie ancora, Mirko. Di nuovo, grazie. Ciao, Matteo. Buona giornata.